Ragazzi, il video non è finito, voglio completarlo facendovi vedere cosa ho comprato per il Black Friday. Ebbene sì ragazzi, ho voluto farmi un regalo per aumentare sempre di più la qualità del canale. In questo caso ho voluto investire su, diciamo, un contenuto che voglio portare sul canale, qualcosa che non ho visto in YouTube Italia, perché come sapete ragazzi io sono sempre per le cose ex novo, non voglio fare la copia di qualche altro canale, ma voglio fare il canale mio con i miei contenuti, quindi portando quello soprattutto che piace a me. Quindi ragazzi, sì, avete capito bene, voglio portare un nuovo format sul canale. Penso di averne già parlato in un video, però prima vi passo subito a far vedere quello che ho comprato oggi. Ho deciso di comprare e quindi di investire i miei soldi in una bella action cam. Non che non l'avessi già, perché effettivamente un action cam già ce l'avevo. Questa è l'action cam che avevo prima, è una i4K Xiaomi. Purtroppo per lei il format che voglio portare sul canale è troppo pesante per questa piccola fotocamera che mi ha accompagnato fino ad oggi e mi continuerà ad aiutare a fare video. Purtroppo per lei il nuovo format è molto impegnativo e serviva un action cam davvero capace di potermi supportare nei miei allenamenti, appunto perché non vi ho detto, il nuovo format che andrò a portare sul canale saranno dei sorta degli allenamenti POV, delle partite, quindi point of view, e la nostra amica GoPro Hero 11 penso che sarà idonea ad aiutarci in questo. Quindi in questo caso la vecchia action cam sarà soppiantata dalla nuova, che andremo a fare ora subito insieme l'unboxing. Io l'ho solo aperta per caricarla e fare l'aggiornamento, quindi inizializzarla. Bando alle ciance ragazzi, andiamo ad aprire la nuova action cam. Come potete vedere ragazzi, la danno con un piccolo astuccio che appunto comprende tutte le istruzioni per l'uso, tutte le istruzioni per poterla collegare anche a internet o gli altri dispositivi. Danno una batteria, quindi le altre dovrò comprare a parte. Andiamo a vedere subito l'action cam di per sé. Guardate che bella ragazzi, finalmente potrò portare, spero, quei contenuti che volevo portare nel canale, che avevo pensato di portare. Questo dovrebbe essere quindi impermeabile, quindi mi dovrebbe dare la possibilità di evitare di mettere il case, quindi spero di aver fatto un buon acquisto per il canale. Ora passeremo all'action cam tra 3, 2, 1. Ciao raga, questo è il test della GoPro, guardate che colori, speriamo di poter alzare questa qualità al canale. Comunque questa è casa mia, era solamente un video breve per far vedere un pochino come sono i colori e come riprende l'action cam. Passiamo alla fotocamera principale e torniamo al video. Ragazzi, come avete visto, la qualità dell'immagine è veramente alta, quindi spero che riuscirà ad assolvere il compito per il quale l'ho comprata. Quindi ragazzi, aspettatevi video di qualità superiore, perché come avete visto nei video precedenti sto migliorando pure pochettino con l'editing, quindi veramente spero che anche questo tassello si aggiunga al, diciamo, a tutto quello che sto facendo per portare avanti il canale. Vi ringrazio per aver visto questo video, ovviamente non era un video tecnico di specifiche tecniche o cose del genere, era solamente un video per aggiornarvi sulla situazione del canale, dirvi che sto investendo in qualità, oltre che sto migliorando a editare i video, e quindi
miglioreranno pure di conseguenza i contenuti. Ci tenevo pure a ringraziarvi per il successo che sta avendo il canale negli ultimi giorni, perché appunto stiamo aumentando di iscritti, di visualizzazioni, e questo mi fa solamente che ben sperare per il proseguo, e mi fa anche ovviamente venire voglia di fare i nuovi investimenti del canale come questo dell'Action Cam. Quindi ragazzi, dalla parte vostra, se potete supportarmi, so che a voi non vi costa niente, lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti, quindi le pubblicazioni dei prossimi video. Vi lascio qui il tag della mia pagina Instagram qualora voi vogliate aggiungermi o scrivermi in privato, cose varie. Io vi ringrazio per aver visto questo video come al solito e ci vediamo in un prossimo video.